Altro che Bunga Bunga, le due pornodive in corsa per la poltrona di sindaco di Taranto si sfideranno nelle primarie del 24 e 25 febbraio. Sono delle vere professioniste che possono vantare una lunga, anzi lunghissima carriera. Amanda Fox, origini polacche ed una dotazione di tutto rispetto, è conosciuta per le sue incredibili performance in pellicole diventate di culto per tutti gli amanti del cinema a luci rosse, come l'introspettivo Rosso Veneziano e soprattutto il terzo volume di Calde Segretarie, un film evidentemente di denuncia sulle condizioni delle lavoratrici dipendenti. Eppure, probabilmente, Amanda dà il meglio di sé nelle esibizioni live, grazie a show sempre coinvolgenti e spettacolari, già pubblicato inoltre un calendario mozzafiato che conquisterà sicuramente gli elettori, già attirati da un programma di tutto rispetto, la dismissione dei colossi industriali e il recupero delle aree della Marina Militare. Il suo programma si chiama Taranto Svegliati e propone, tra le altre cose, l'istituzione di un evento annuale chiamato Taranto Sex. La sua avversaria, Luana Borgia, è di origini brianzole. Dopo una breve carriera come modella, culminata con la partecipazione a Miss Mondo e Miss Italia, da Borgia è diventata una delle pornodive italiane più famose. I fan la ricordano soprattutto per lungometraggi d'autore come L'ospizio della vergogna, che affronta il delicato tema della violenza agli anziani, e il delicato film in costume La contessa e l'orfanella. Luana vanta anche un'intensa attività di cantante, culminata con la partecipazione al Festival di San Scemo del 1995 con il brano Un giorno da pornostar. In politica le due veneri vogliono portare qualcosa di diverso rispetto a centrodestra e centrosinistra, e probabilmente ci sono già riuscite. La sfida, che si svolgerà in un nightclub del capoluogo ionico, si preannuncia molto combattuta. Eppure una cosa è certa: se non sarà elezione, sarà di certo erezione.